Ma ciao a tutti quanti, come stiamo andando oggi? Sempre a piedi? Lasciando da parte queste freddure, oggi parliamo di serpenti. A volte sono viscidi e bruttini, altre volte adorabili e coccolosi. E come tanti altri animali, anche loro sono divisi in specie e sottospecie, circa 3.000 i principali. E oggi andremo a vedere i più rari mai visti sul nostro amatissimo pianeta Terra. Se siete seduti o sdraiati a una mezza via, quindi seduraiati, avete superato la paura per questi rettili, solo per riuscire ad arrivare al numero 1 di questa classifica che vi lascerà bocca aperta, e magari con qualche incubo notturno, cominciamo! Ateris ispida. Non è un incantesimo di Harry Potter, ma il nome di un incredibile serpente presente nell'Africa centrale. La sua pelle è diversa da quella degli altri suoi amici. Nonostante la maggior parte di questi rettili abbia sempre una pelle abbastanza viscida, squamosa, che esegue una regolare muta per il cambio, questa vipera delle foglie, come viene chiamato semplicemente, è diversa. Sembra abbia delle squame di drago al posto di quelle normali, somiglianti molto a foglie verdi, e questo è un vantaggio mimetico, come avrete capito. Può raggiungere i 73 cm di lunghezza. La colorazione spesso è verde, ma dipende dall'habitat in cui si trova. Potrebbe addirittura essere rosso volendo, ed è veramente bellissimo da guardare in questo caso. Ovviamente è anche velenoso e abbastanza pericoloso. Meglio stare attenti, ma non attacca mai senza valido motivo o comunque se non viene provocato, preferisce rimanere nascosto. La maggior parte striscia sui rami degli alberi e raramente si può individuare per terra. Si nutre, proprio per via della posizione in cui si trova, di piccoli uccellini che sono sui rami di passaggio. Vipera cornuta del deserto. Non sono tanti gli animali a vivere nel deserto, ma i pochi presenti sono abbastanza pericolosetti. Uno di questi è molto noto dai ricercatori, cioè la vipera cornuta del deserto. Non cornuta perché è stata tradita dalla moglie o dal marito, ma perché ha proprio delle corna sulla testa. È difficilissimo da notare perché la sua pelle si mimetizza quasi del tutto con l'ambiente. Anche se è una specie velenosa, la vipera cornuta del deserto non è considerata particolarmente pericolosa. In alcune zone si pensa addirittura abbia poteri magici e sia in grado di volare, ma questa, beh, è un'altra storia. Anche se si trova in zone così aride, in realtà non tollera il caldo troppo elevato. Preferisce ci sia una temperatura massima di 20 gradi e una zona abbastanza umida, che gli permetta di trattenere il più possibile i liquidi del suo corpo. In questo modo riesce a sopravvivere più giorni possibili senza bere. Non la beccherete facilmente di giorno perché preferisce restare nascosta in quel periodo. La notte invece diventa la cacciatrice della zona aspettando la sua preda. Questa specie usa prevalentemente la vista. Il veleno non è letale e agisce principalmente sulle cellule. Serpente a due teste. Anche in natura abbiamo esseri viventi che nascono con due teste e vale pure per i nostri amici serpenti. Se non vi piacciono, questo potrebbe essere un doppio problema. Negli Stati Uniti, precisamente nel New Jersey, è stata ritrovata una vipera a due teste. Non sono due specie separate, ma una che ha subito una mutazione e ha fatto crescere un'altra testa. A quanto pare è rarissimo trovare serpenti del genere, così raro che è stato portato in un laboratorio da quando è stato trovato. E da allora continuano a studiarlo per cercare di capire che razza di mutazione genetica abbia subito. Forse, secondo alcune ipotesi, siamo davanti a una separazione incompleta di due gemelli e quindi le due teste sarebbero appunto siamesi. Se pensate che sia stata una cattiveria tenerli in cattività, beh, vi fermo subito. A quanto pare questo genere di serpenti non si trova bene nella natura e viene discriminata e attaccata da altri predatori facilmente. Insomma, vere e proprie vittime della società. Cobra sputatore. Di solito i serpenti mordono le loro vittime, ma questo cobra sputatore ha trovato un modo più efficace per attaccare. Come dice il suo nome, spara in faccia il suo veleno direttamente. Per fare ciò contrae i muscoli nella bocca che attivano le ghiandole velenose. Il numero di spari varia a seconda della specie. Alcuni possono addirittura farlo 28 volte di seguito. Insomma, così non si deve nemmeno avvicinare e fa il lavoro a distanza. Se si viene colpiti si rischia anche di perdere un occhio a causa del veleno. Serpente naso a foglia. Spesso i serpenti sono in grado di mimetizzarsi benissimo nella natura, come per esempio il serpente naso a foglia, che forse è anche un pochino più bravo degli altri. Come potete notare, o forse non avete ancora notato. Come dice il nome, il suo naso è molto simile a una foglia, o a volte a un ramo, di quelli di piccole dimensioni. Si trova in Madagascar e aspetta la maggior parte del suo tempo tra i rami, sperando passi una preda, generalmente di piccole dimensioni, visto che sono più facili da catturare, come rane o lucertole. Serpente rosa.
Come sappiamo, i serpenti possono vivere un po' ovunque, deserti aridi, rami e anche nell'acqua. E in base a dove vivono, riescono ad acquisire un particolare colorito. Quindi qualcuno mi spiega come mai abbiamo anche un serpente rosa? Che razza di posto è completamente rosa nel mondo? Il nome specifico è Pattoni. Non chiedetemi perché. E a quanto pare si trova in Madagascar per ora. È una scoperta recente, circa del 2010. È stato ritrovato il primo esemplare proprio in quel periodo. È stato chiamato così per via delle bollicine rosa che presenta sul corpo nero, con una parte sotto completamente rosa. Non è affatto pericoloso per l'uomo, magari un giorno lo vendono come animale domestico. La sua lunghezza massima è di circa 40 cm. Corridore azzurro. Dal 1972 al 1974 usciva negli Stati Uniti un cartone abbastanza popolare, chiamato The Blue Racer, che parlava di un serpente azzurro che era il più veloce del mondo e viveva tante avventure sfidando anche un nemico, cioè uno scarafaggio. Si pensava ai tempi che il colore fosse stato inventato e non esistessero serpenti del genere. E invece esiste davvero un serpente azzurro e vive esclusivamente in Nord America. Prima si trovava in Canada, ma sono 10 anni che non viene più visto. Le caratteristiche principali che distinguono questo animale sono proprio il suo colore e la sua incredibile velocità. Al contrario del serpente blu corallo della Malesia, che possiede il veleno più potente del mondo, questo non è affatto pericoloso, anzi potete tranquillamente prenderlo in mano. Beh, non lo fate però, si sa mai che prova a mordervi per la rabbia. Sarà però difficile trovarne uno, visto che sono molto schivi e si nascondono spesso, e anche perché sfortunatamente sono in pericolo di estinzione. Serpente liana. Come dice il nome, questi serpenti inusuali, davvero, sono in grado di sembrare vere e proprie liane e sono così veloci nel catturare la preda che non lasciano nemmeno un'opportunità per scappare. Grazie anche al colorito particolare, possono mimetizzarsi alla perfezione nella natura. Se viene importunato, colpisce specialmente gli occhi e fa davvero male, secondo quanto dicono. Le sue dimensioni medie variano tra gli 80 e i 150 cm, ma può raggiungere i 2 metri. Il corpo è molto molto compresso e sottile, specialmente lateralmente. Una particolarità sta nel muso, che è a punta. Ama le zone umide e le foreste pluviali. È facile trovarlo vicino ai corsi d'acqua, su alberi, arbusti e cespugli bassi. Solitamente si muove molto lentamente, ma appena riesce a prendere una preda comincia davvero la vera sofferenza. Infatti è velenoso per altri animali, ma non per l'essere umano. Generalmente non è pericolosissimo questo veleno e si trova facilmente una cura. Inietta pochissimo veleno, ma l'importante è non farsi colpire in volto. I sintomi potrebbero essere molto più gravi. Esiste inoltre il reale rischio di contrarre un'infezione che potrebbe peggiorare moltissimo la situazione. Secondo una leggenda indiana, questo animale vive per accecare gli uomini. Serpente corallo malese. È un serpente, diciamo, coraggioso, perché attacca non appena vede qualcuno o qualcosa e il suo veleno funziona in modo leggermente diverso da quello degli altri suoi coetanei. Proviene dal sud-est dell'Asia, è lungo circa 1,8 metri ed è velenoso, ma tanto velenoso. È coraggioso contro gli altri animali, ma ha paura dell'essere umano, per fortuna. E ne ha attaccati solo 2 negli ultimi 2 secoli. Il suo cibo preferito sono, altri serpenti velenosi, come il cobra reale. La particolarità più interessante risiede appunto in questo veleno, così potente da friggere letteralmente il sistema nervoso di un umano. Utilizza una tossina detta cagliotossina, che riesce ad attaccare i canali del sodio responsabili dell'attivazione e della disattivazione dei nervi. E voi direte, come fa un veleno mortale al 100% ad essere utile? Si potrebbero scoprire tanti, ma tanti antidolorifici più potenti grazie a questo animaletto, perché appunto attacca il sistema nervoso. Serpente più grande del mondo. E parliamo ora del serpente più grande del mondo, che ormai in tanti hanno sentito nominare, il pitone reticolato. Questa specie spesso è entrata nel Guinness World Record. Il più lungo ad oggi nel Guinness è lungo 7,6 metri, e ci vollero 15 uomini per tenerlo fermo e misurarlo. Sembra che questi giganteschi rettili possano mangiare anche un cervo intero senza alcun problema, e affrontare predatori di ogni genere grazie alla loro forza. Uccidono stritolando le prede come fossero burro. Fortunatamente per noi che siamo di qua non c'è pericolo di incontrarne uno, visto che sono tipici dei paesi asiatici. Ma comunque attaccano gli uomini anche loro solo se costretti, o infastiditi da urla e altro. Se ne vedete uno questa volta, correte davvero senza fare troppo rumore e chiedete aiuto. In alcuni paesi si pensa la carne del pitone possa addirittura avere effetti ringiovanenti sulla pelle. Ma sinceramente preferisco non mangiare serpenti del genere. E voi?
con questo concludiamo. Spero il video vi sia piaciuto e ricordatevi di fare un bel giro anche sul canale ufficiale di gaming per tante altre top e magari gameplay. Noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.